Sabato 30 novembre è proseguita a Caselle Torinese la manifestazione Liber di Muoversi con la camminata non competitiva. L'iniziativa è stata divisa in due appuntamenti, come ha spiegato il sindaco Luca Baracco. Secondo appuntamento a Caselle Torinese in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ieri mattina abbiamo già vissuto il primo di questi due appuntamenti con una grande manifestazione in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Caselle Torinese, con una grandissima adesione, con centinaia e centinaia di ragazzi che in modo puntuale e significativo hanno portato loro testimonianze e riflessioni su questa tematica così importante. Oggi pomeriggio è il secondo appuntamento dedicato agli adulti e alla cittadinanza, questa camminata per le vie della nostra città per dimostrare in modo plastico, fisico e il nostro no contro ogni forma di violenza. Violenza che non è solo quella fisica ma è anche psicologica e anche legata ai vari contesti nelle quali la donna si trova a vivere, l'ambiente familiare, l'ambiente lavorativo. E allora ecco l'impegno da parte di tutti essere qui per testimoniare non solo il nostro no contro la violenza, ma è un'azione positiva e propositiva, essere per l'eliminazione di questa violenza. Quindi è una battaglia che noi siamo chiamati non solo a combattere, ma anche a vincere, soprattutto a vincere. Come ho già detto ieri anche ai nostri ragazzi dell'Istituto Comprensivo di Caselle, questo appuntamento è particolarmente importante e, se posso usare questa espressione, non è giusto celebrare e vivere il 25 novembre per questa ricorrenza. È doveroso, perché giustizia vorrebbe che non ci fossero le condizioni, non fosse necessario trovarsi qui per dire no alla violenza. Quando la violenza contro le donne sarà effettivamente eliminata, allora quello sì sarà un giorno di grande festa. Grazie a tutti per aver partecipato a questa edizione 2019 di questa camminata Liberi di Muoversi. Angela Grimaldi, assessore alle pari opportunità, ha illustrato come è nata la manifestazione. Con Liber di Muoversi, che ormai è arrivato al suo terzo anno, è un'idea nata appunto 3 anni fa dall'assessorato alle pari opportunità e la WISP, Sport per Tutti, e quest'anno appunto giunge alla sua terza edizione. Nel frattempo si sono aggregate a questa iniziativa tutta una serie di associazioni e non. In primis ha sposato il progetto la Commissione Pari Opportunità, arricchendo la manifestazione di altri appuntamenti che vedremo svolgersi da gennaio fino a marzo, ma con il valoroso e grande aiuto della Filmar e di tutti i volontari, come dicevo, la Protezione Civile che garantisce il percorso e la marcia di tutti i cittadini in sicurezza, i vigili urbani, i vigili del fuoco che hanno in più occasioni, in più step della manifestazione dato il loro ausilio e lo daranno ancora, e l'Istituto Comprensivo, quindi con tutto il corpo docente, e i volontari che si sono messi a disposizione per distribuire il ristoro, ad esempio gli alpini, per i ragazzi dell'Istituto Comprensivo, la stessa nuova dirigente che da subito ha detto sì a questo progetto e con questo progetto le abbiamo dato il benvenuto. Vedremo poi, come è già successo in un'altra manifestazione, l'ausilio di un'altra associazione e della partecipazione della Reale Mutua, che ha intrapreso un sondaggio tra le donne che hanno subito violenza per comprendere come potranno mettersi a disposizione anche loro con nuovi servizi. E nella giornata si sono messi a disposizione per l'acquisto dei pettorali che ogni cittadino potrà acquistare all'interno del gazebo della WISP. Caselle ha dimostrato nuovamente di essere una città viva, sensibile e pronta a scendere in piazza quando ci sono situazioni e motivazioni che accomunano tutti.
Oggi noi vogliamo veramente dire stop alla violenza sulle donne, non abbiamo la pretesa di cambiare con una manifestazione la situazione, ma di sicuro ci stiamo rendendo conto che a forza di parlarne ed esserci, qualcosa si sta muovendo. Anche i nostri ragazzi lo hanno dimostrato ieri con i loro interventi e con le loro profonde riflessioni. Oggi i giovani parlano.